Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Te lo do io il dungeon. Io sono Lorenzo, il vostro Dungeon Master Vintage. Il video che vi presento oggi, ragazzi, è sulla maestria. Come mai è sulla maestria? Perché secondo me è un piccolo argomento, quindi non farò un video molto lungo, ma interessante da sapere. Ci sono tanti piccoli accorgimenti che conviene conoscere, naturalmente. Se volete giocare ad esempio un personaggio artefice, ladro, bardo, ma anche qualche altro tipo di personaggio che può accedere alla maestria grazie a degli opportuni talenti. Allora, pertanto, oggi scopriremo che cos'è la maestria, come si applica, se c'è il modo di ottenerla e naturalmente un po' di domande e risposte sull'argomento ufficiali. Ma ora procedo con il video, la maestria. 3, 2, 1, video! Maestria nelle abilità. Cos'è e come funziona? Quando un personaggio ha la maestria in un'abilità, ad esempio furtività, il suo bonus di competenza raddoppia. Faccio il seguente esempio. Orlando, il bardo di secondo livello, con 12 in saggezza, è competente in percezione e possiede un bonus totale alla percezione pari a più 3, dato da più 2 alla competenza e più 1 al bonus saggezza. Salendo al terzo livello, Orlando può scegliere un paio di abilità in cui è competente ed applicare la maestria. Tra le varie abilità, sceglie di applicare la maestria proprio a percezione, il cui bonus totale diventa, grazie a questa applicazione, più 5. Ovvero sia il doppio del bonus di competenza che passa da più 2 a più 4, più 1 del bonus saggezza. Al quinto livello di personaggio il bonus di competenza sale a più 3, ma grazie a maestria viene raddoppiato e quindi diventa più 6, e quindi l'abilità in percezione diventa più 6 del bonus di competenza raddoppiato, più 1 del bonus saggezza, quindi il totale diventa più 7. Fate attenzione però che Orlando non può applicare la maestria ad un'abilità in cui non è competente ed attenzione, non può applicarla due volte alla stessa abilità, ma deve scegliere un'abilità differente. Inoltre, se saltiamo a pagina 174 del manuale del giocatore, troviamo il seguente trafiletto. Se una circostanza suggerisce che il bonus di competenza del personaggio vada applicato più di una volta allo stesso tiro, il personaggio lo aggiunge comunque soltanto una volta e lo moltiplica e lo divide soltanto una volta. Quindi attenzione ad applicare più bonus di competenza allo stesso tiro. Se c'è la maestria potete farlo appunto raddoppiando il bonus di competenza. In altri casi, ad esempio, se avete già la maestria, non potete applicarne una seconda, per esempio dovuta ad un incantesimo o altri effetti. Ma non finisce qui. Infatti, se andiamo a pagina 12 del manuale del giocatore, troviamo un altro trafiletto specifico. Il bonus di competenza non può essere aggiunto ad un singolo tiro del dado o a un qualsiasi altro numero più di una volta. In certe occasioni, tuttavia, il bonus di competenza può essere modificato, per esempio raddoppiato o dimezzato prima di essere applicato. Anche se una circostanza suggerisce che il bonus di competenza possa essere applicato più di una volta allo stesso tiro, o che debba essere moltiplicato più di una volta, esso viene comunque aggiunto, moltiplicato o dimezzato soltanto una volta. D'accordo? Quindi, che ne so, avete maestria e altre cose che possono raddoppiare il vostro bonus di competenza, potete raddoppiarlo solo una volta. Quindi non potete avere tre volte il bonus di competenza o quattro volte il bonus di competenza al tiro del dado. La stessa cosa vale naturalmente anche per il dimezzamento, quindi non potete fare un quarto del bonus di competenza, al massimo può essere soltanto dimezzato una sola volta. Ma dopo aver visto che cos'è la maestria, come avete visto è molto facile da capire, andiamo a toglierci questa curiosità, perché
quali classi possiedono la maestria. Sono solo tre le classi che possiedono maestria come privilegio di classe. Andiamolo a vedere una a una. Parto dall'artefice. L'artefice al sesto livello guadagna la maestria, attenzione, negli strumenti. Il suo bonus di competenza raddoppia per ogni strumento in cui lui è competente. Quindi se il vostro artefice è competente in quattro strumenti, avrà la maestria in tutti e quattro gli strumenti. Beh, questo naturalmente è formidabile. Se siete quindi degli artefici, vi conviene proprio conoscere molti strumenti. E naturalmente però voi dovete avere anche la capacità di saperli applicare, questi strumenti, sì, poiché diciamo che gli strumenti sono quella parte di regolamento che non sempre spicca all'interno di una sessione di D&D. Se il vostro master non ci pensa, pensateci voi a trovare un utilizzo per i vostri strumenti. Ho fatto anche un video a riguardo sugli strumenti. La seconda classe che vi concede maestria in ordine alfabetico è il bardo. Il bardo, infatti, può applicare la maestria nelle abilità in cui il personaggio è competente al terzo livello, ne può scegliere un paio e poi un altro paio al decimo livello da bardo. Fate attenzione però che il bardo deve scegliere delle abilità e non degli strumenti. Infine abbiamo la classe del ladro. Il ladro può applicare la maestria nelle abilità in cui il personaggio è competente, ma tra queste può includere anche gli arnesi da scasso. È l'unico strumento che può includere. Ne può scegliere un paio al primo livello da ladro ed un altro paio al sesto livello da ladro. Fate attenzione che a parte gli arnesi da scasso, il ladro non può scegliere altri strumenti. Un personaggio biclasse, quindi ladro bardo, potrebbe avere più maestrie, naturalmente in abilità differenti. Potreste pertanto considerare, ad esempio, di costruire un ladro spadaccino o bardo delle spade, perché no? Magari un giorno vedremo questa build. Ma ora mi pongo la seguente domanda. Vi sono altri modi per prendere la maestria a parte far parte di queste tre classi? Quindi a parte essere artefice, bardo o ladro, posso ottenere la maestria in qualche altra maniera? Sì, con i talenti o anche con gli incantesimi. E andiamo a vedere. Il talento prodigio lo trovate nel manuale di Xanatar ed è un talento razziale per mezzelfo, mezzorco e umano. Questo talento, tra le varie cose, vi permette di applicare la maestria ad un'abilità in cui siete competenti. Fate attenzione però che non potete scegliere strumenti. Anche il talento abilità impeccabile è un talento che vi permette di applicare la maestria ad un'abilità in cui siete competenti. Questo talento lo trovate nel manuale di Tasha. Fate attenzione che anche in questo caso non potete scegliere gli strumenti. Pertanto la classe dell'artefice è davvero preziosa, poiché è l'unica che può applicare la maestria agli strumenti. E poi naturalmente il ladro può applicare la maestria solo agli arnesi da scasso. Non c'è nessun altro modo per ottenere la maestria negli strumenti. E vi sono degli incantesimi che permettono di ottenere la maestria? Sì. Allora, c'è l'incantesimo abilità potenziata, che è un incantesimo di quinto livello delle liste di classe di artefice, bardo, mago e stregone. Vi permette di potenziare un'abilità di una creatura raddoppiando il bonus di competenza. L'effetto è quindi come se otteneste una maestria. Valgono sempre i soliti accorgimenti, niente strumenti, quindi non si può applicare abilità potenziata ad uno strumento e non si può scegliere un'abilità che possiede già maestria o un effetto simile. Cambiamo argomento e andiamo a vedere le domande e le risposte ufficiali sulla maestria. Può il ladro usare la maestria sul tiro di iniziativa? Allora,
Il tiro di iniziativa è un check di abilità sulla destrezza. A causa di ciò, sappiamo, è modificato da Factotum, il privilegio di classe del bardo. Ad alcuni però questo può generare un po' di confusione e potrebbero finire per trattarlo come se fosse un'abilità a cui applicare maestria. Ma la risposta ufficiale è no, il tiro di iniziativa, pur essendo un check di destrezza, un check di abilità, non è un'abilità. Per cui la risposta ufficiale, ragazzi, è no, non si può usare la maestria sul tiro di iniziativa. Altra domanda. Maestria ed esploratore nato del ranger si sommano? In sintesi, si può aggiungere o moltiplicare più volte il bonus di competenza? Allora, ve l'ho detto prima, no, non si può, ragazzi. Se una circostanza suggerisce che il bonus di competenza del personaggio vada applicato più di una volta allo stesso tiro, il personaggio lo aggiunge comunque soltanto una volta e lo moltiplica e lo divide soltanto una volta. Quindi se voi per esempio avete un personaggio ladro ranger che possiede esploratore nato, che ne so, in un tipo di terreno come il deserto e possiede anche maestria in sopravvivenza, non potrà quadruplicare il bonus di competenza né triplicare, lo potrà al massimo raddoppiare poiché utilizzerà o esploratore nato oppure maestria in sopravvivenza e quindi cercare tracce. Su questo argomento ci sono molte domande e risposte online, infatti dicono ad esempio: se un chierico della conoscenza che raddoppia il suo bonus di competenza in storia prende anche la maestria in storia, quadruplica il suo bonus? La risposta, ragazzi, è sempre no, per le spiegazioni che vi ho dato prima. Vedete pagina 12, pagina 174 del manuale del giocatore. Ed ora vediamo la seguente domanda. Quando applico la maestria del ladro alle abilità in cui ha competenza il mio personaggio, non ho ancora scelto il background, è corretto? Allora, qui il giocatore afferma che nella fase di creazione del ladro la maestria si può applicare alle sole abilità da ladro selezionate, poiché la scelta del background viene dopo, in un secondo momento. In realtà non c'è nessun vincolo, ragazzi, quindi voi potete tranquillamente scegliere le abilità del background e le abilità di classe e poi scegliere su quali di queste applicare la maestria. Andate tranquilli, fate così. Un biclasse bardo ladro prende la maestria da ambedue le classi o solo da una? Allora, la confusione nasce spontanea in effetti, dato che alcuni privilegi di classe non si sommano. È il caso, ad esempio, degli attacchi extra, oppure dell'incanalare divinità, della difesa senza armatura, per fare un esempio. Maestria invece non è una di queste eccezioni e di conseguenza si apprende da ambedue le classi se avete un personaggio biclasse. E si possono applicare, naturalmente, ad abilità differenti come da regolamento, non sulla stessa abilità. Altra domanda interessante: che relazione c'è tra dote affidabile e maestria del ladro? Uno teme ad esempio che dote affidabile sia troppo potente per essere utilizzata insieme alla maestria del ladro. Invece no, ragazzi, è proprio così. Cioè, il ladro ottiene dote affidabile e grazie anche alla maestria diventa formidabile in quell'abilità. Non c'è nulla da fare, è proprio così. Ultima domanda: la maestria si applica anche ai check di abilità passivi? Il check passivo più utilizzato è certamente percezione ed è pari a 10 più il modificatore alla percezione. Se un personaggio ha applicato la maestria alla percezione, questa influisce anche sulla percezione passiva. Quindi la risposta, ragazzi, è sì. E ciò vale anche naturalmente per intuizione e investigazione. Sì, ragazzi, se avete maestria in intuizione, in investigazione e percezione, ne beneficerà anche la percezione passiva, l'intuizione passiva e l'investigazione passiva. Allora, proviamo a pensare a quale abilità applicare la maestria. Allora, la mia preferita è sicuramente atletica, per creare un personaggio lottatore. Un personaggio lottatore con maestria in atletica può tranquillamente combattere contro un drago e metterlo a terra. Certo, dipende dalla taglia del drago poi. Un personaggio invece con la maestria in percezione
Certamente diventerà molto difficile da prendere di sorpresa, quasi come se avesse il talento all'erta. Anche la maestria in furtività è formidabile, certamente da possedere se avete intenzione di creare un personaggio infiltratore. Ma un'altra maestria che mi piace tantissimo è quella sicuramente in inganno. Infatti, inganno è una delle mie abilità preferite insieme ad atletica. E inganno naturalmente lo potete usare anche se non siete ladri o bardi. Per esempio, una volta che avete la maestria potreste avere anche un mago o comunque un incantatore che può tranquillamente, grazie a camuffare se stesso e anche alla maestria in inganno, a diventare un bravissimo infiltratore. Invece di nascondersi per entrare, che ne so, a palazzo, passa direttamente per la porta principale. Perché no? Con questo ragazzi è tutto, allora appuntamento al prossimo video, naturalmente continuate a giocare a D&D con leggerezza e naturalmente buona continuazione di estate. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao ciao!